Questo programma è presentato da Ristorante Parco Verde. Immerso nel verde delle colline bolognesi, il ristorante è ideale per le famiglie. Ha una vasta varietà di vini selezionati, una cucina tradizionale bolognese, prodotti freschi e di qualità. La felicità dei vostri bambini è assicurata da un'area giochi interna ed esterna. Una location adatta ad ogni evento con la presenza di un'educatrice. Ristorante Parco Verde, Angela e Walter vi aspettano in via Boschi 19, Calderino, Bologna. Numero di telefono 051 6760 490. Buon pomeriggio amici e amiche del Titolo TV, come vedete siamo in compagnia di Enrica Leone per il nostro classico approfondimento televisivo. Ciao Enrica e benvenuta in puntata. Ciao, buon pomeriggio a tutti, mi scuso per la voce nasale ma purtroppo i malanni di stagione hanno colpito anche me, e quindi, ma siamo qui e andiamo ci avanti. Ci sta, l'avevano detto, non che certo. Il picco sarebbe arrivato. Sì, ma non è influenza la mia, quindi io sono pro vaccino, quindi mi piace, ma qualsiasi, non, assolutamente. Oggi parliamo di una fiction di Rai 1, vi avevo accennato già settimana scorsa, se siete stati bene attenti. Parliamo di Pezzi Unici. Pezzi Unici è una fiction estremamente innovativa che sta andando in onda su Rai 1 la domenica sera, con protagonista fra i tanti, anzi il protagonista Sergio Castellitto, insieme a una bravissima Irene Ferri che era un pochettino che non vedevamo in una fiction di Rai 1, racconta senza tanti mezzi termini il mondo dell'artigianato. È ambientata a Firenze. Quindi permette anche di vedere Firenze non soltanto, l'abbiamo vista in questi giorni con la terza stagione dei Medici, ma permette di vedere Firenze in sotto appunto la luce di quello che era il buon e grande vecchio artigianato. Il protagonista, appunto Sergio Castellitto, è un bottegaio, cioè un falegname, che decide di prendere sotto la sua ala protettiva questi ragazzi che vediamo nella fotografia, che sono dei ragazzi che provengono da una casa famiglia e che hanno in ballo un progetto di rieducazione, di sconto alternativo della pena, possiamo definirlo così, che era un progetto che era stato proposto dal figlio del protagonista Sergio Castellitto, che qualche mese prima dell'inizio della serie, ovviamente temporalmente, muore in circostanze che apparentemente sono di suicidio, ma in realtà vediamo poi nel corso delle puntate che forse non è proprio un vero e proprio suicidio, e che in qualche modo probabilmente questi ragazzi che vengono presi a bottega da Castellitto qualche cosa sanno anche ben più di qualche cosa, forse erano anche addirittura presenti. E quindi Castellitto decide di accettare la proposta dell'educatrice Irene Ferri di prendere questi ragazzi e di continuare l'opera del figlio. Figlio con il quale aveva un rapporto particolarmente burrascoso, tant'è che avevano litigato, e il ragazzo era un educatore di questa casa famiglia, quando però precedentemente ne era stato ospite perché aveva avuto problemi di droga. Quindi si apre una sorta di, diciamo che in questa fiction noi non abbiamo assolutamente nessun filone rosa che potremmo invece in altre fiction avere, l'unione tra giallo e rosa. Abbiamo un caso giallo, che è quello che effettivamente tiene incollato il telespettatore allo schermo, e poi il filone della riscoperta attraverso un linguaggio particolare dell'artigianato. In questo caso del falegname, poi abbiamo una partecipazione straordinaria e meravigliosa di Giorgio Panariello, bottegaio anche lui, dirimpettaio di bottega e amico di Castellitto. E io credo che la trama è meravigliosa, Cinzia Tiacca Torrini ha fatto
fatto anche da un punto di vista di cura, di attenzione nel dettaglio meraviglioso, perché appunto è sia ideatrice che regista. E devo dire che appunto affronta dei temi, è rischioso non mettere nessun filo di rosa all'interno di una serie televisiva che possa in qualche modo acchiappare anche un po' più di telespettatori. Invece devo dire che il rischio è stato accolto positivamente, perché se noi vediamo gli ascolti, se la regia mi manda gli ascolti della... Ecco, vediamo che è singolare come, cioè io ti dico sempre che tra la prima e la seconda puntata c'è sempre un calo fisiologico, qua in realtà è praticamente quasi nullo da un punto di vista di telespettatori, è inesistente da un punto di vista di share, perché sostanzialmente abbiamo avuto anche un incremento. E la terza puntata, devo dire la verità, che comunque non ha poi subito chissà quanto calo. Ma è una buonissima media del 20%, che per quanto riguarda le fiction Rai, di domenica sera non si vedeva da un po' di tempo, ad eccezione, in realtà, un'eccezione è stata fatta con il Matataranni, che ne avevamo parlato anche all'inizio Sì, della nostra infatti. stagione, grandissimo successo, ascolti anche più alti di questo, ma anche lì è un filone particolare, un modo di raccontare particolare. E devo dire la verità che oggi con Pezzi Unici, qualche mese fa con Imma Tataranni, devo dire che queste due fiction di Rai 1, che è tornata dopo qualche anno, dopo 2 anni a mandare in onda la fiction della domenica sera, hanno avuto un risultato assolutamente non indifferente, sinonimo che forse raccontare in modo un po' differente, un modo diverso delle storie può sostanzialmente può giovare, non può far altro che giovare, perché se fatte bene, se raccontate in modo certosino, ripeto, io di Pezzi Unici avevo un po' di dubbi, non tanto sulla bravura dei protagonisti, ma proprio sulla trama, su come potesse una trama che al suo interno ha sì un giallo, ma sostanzialmente quello e basta, potesse effettivamente incollare il telespettatore. Poi ovviamente anche la cura nell'attenzione, nella fotografia, nel dettaglio, nella regia fanno la differenza. Ci Vabbè, sono certo. dei momenti in cui appunto si rimane veramente molto accalappiati allo schermo. Io, secondo me, è un buon filone quello che ha preso Rai 1 per questa tipologia di fiction. E quindi mi sento di promuoverla questa serie televisiva, che spero, adesso poi vedremo come si evolverà. Se non erro, sono 6 puntate in tutto, quindi qui siamo al giro di boa. Ovviamente è una bellissima fiction che meriterebbe una seconda stagione, ma sulla base del finale della prima, giustamente, perché è chiaro Vabbè, che cioè, sì, poi no, è magari difficile. le somme si fanno poi alla fine di tutte e sei. La spiegazione del titolo Pezzi Unici sta proprio nel progetto che il figlio del protagonista aveva portato, presentato come progetto di riqualificazione per questi ragazzi, appunto Pezzi Unici, inteso che ognuno di loro è un pezzo unico realizzato a mano, e quindi c'è appunto questo legame tra questi ragazzi e il mondo dell'artigianato. E quindi devo dire che è veramente da promuovere, è diversa, è veramente una fiction diversa rispetto, se vuoi, anche rispetto a una Tataranni, che si potrebbe comunque omologare nel fil rouge di Una prova c'è ancora Procura la vendetta, piuttosto che fiction di questo genere. Se invece, ora però, i complimenti a Rai 1 finiscono qui. Io sono Perché? malata, ma in realtà è bacchetto lo stesso. Perché se la regia mi manda i dati auditel della settimana, poi li rimandiamo al nostro articolo più nel dettaglio, ma possiamo notare, e lo dico ancora una volta, l'ho detto settimana scorsa e continuo a dirlo, noi non possiamo avere a fine novembre praticamente 1, 2, 3 serate in cui viene, tra l'altro lunedì, mercoledì e martedì, lunedì, martedì, mercoledì, in cui vengono mandate in onda delle repliche. Ragazzi, può essere
Il fine più nobile di tutti, mandare in onda la fiction, la, sì, la serie, miniserie in punta di piedi in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Può essere lodevole il fatto di aver mandato in onda dopo Piaggio una serie di altri fiction riguardanti il mito e la storia dei miti italiani, però non possiamo mandare in onda a novembre delle repliche Ma te lo e sei mai. avere un palinsesto di questo genere a novembre, cioè Ma è te lo sei veramente chiesto una per il cosa. perché? Ma io credo che sia Ma che più che manchino i una. contenuti, dici? No, io penso che sia semplicemente una gestione di Rai 1 che prima finisce e meglio è. Nel senso che io non ho mai avuto stima, senza nessun problema, perché non sto offendendo nessuno, penso che è una mia opinione, io non ho mai Beh, avuto una certo. grandissima stima per la nuova dirigenza, e non ce l'avrò finché non cambierà e vedremo chi arriverà al suo posto. E questa dirigenza si è rivelata su più punti fallace. Fallata, fallace e che tacco da tutte le parti. E quindi io spero che il prima possibile questa problema delle nuove nomine in casa Rai venga risolta, perché questo denota sostanzialmente una grandissima confusione e incapacità di fare il proprio mestiere. È palese, nonostante non è che il fatto che comunque si vinca o si facciano dei numeri medio-alti anche con delle repliche significhi qualità, no, significa che dall'altra parte c'è qualcuno che fa peggio e questo Ok. io non lo giustifico in alcun modo, perché è vero, qui abbiamo comunque su 10 posizioni 7 il blocco dal terzo al nono posto occupato dalla Rai, va bene, Canale 5 ha vinto grazie alla Champions, a tutti che vale, se poi come fanalino di coda, ma veramente fanalino Adrian, però no, non è che significa, che vuol dire che non è che perché se vediamo i numeri della Rai sono, cioè, un 13%, un 14,8%, un 14,5%, ragazzi, sono numeri estremamente bassi. La Rai ha vinto soltanto perché dall'altra parte c'era qualcosa di peggio e non mi sembra una cosa di cui vantarsi, sostanzialmente per essere la prima rete nazionale. Insomma, manca un po' di contenuti. Vediamo però. Ho bacchettato un po' di qua e adesso probabilmente bacchetterò anche un pochettino di là. Quindi vediamo se la regia ci manda la sigla della mia parte preferita. Eccola, guarda, sta affilando già i coltelli, guarda. Eccoci qua nella rubrica dove Enrica dà il meglio di se stessa. O il peggio, per O il fortuna. peggio. Dipende da chi sale e chi scende a sto punto, no? Potrebbe essere anche il peggio. Allora, se prima ho fatto un plauso e una bacchettata alla Rai, adesso dovrò leggermente bacchettare completamente. Devo farlo sostanzialmente dal punto di vista delle fiction per quanto riguarda Canale 5. Vediamo chi scende. Allora, il primo che scende in realtà è dettato dal fatto che, vediamo se la regia ci aiuta, è dettato dal fatto che probabilmente il processo, anche a farlo apposta, la fiction si chiama il processo di diseducazione e rieducazione del pubblico televisivo è un qualcosa di estremamente lungo, complicato, è come se noi avessimo un'enorme casa piena di cianfrusaglie e dovessimo buttarne via praticamente tutte, ma dovessimo anche smistarle per la raccolta differenziata, recinteggiare tutto, scegliere che cosa metterci all'interno, mettercelo e riabituarci a queste novità. E probabilmente è quello che sta accadendo al Canale 5, al di là di alcune scelte che io ritengo un po' stupide, che poi magari appunto con il secondo poi ci scende, magari vedremo. Il processo è una fiction che ha come protagonisti Vittoria Puccini e Francesco Scianna, che alla sua prima puntata in onda, se non erro, il venerdì sera, ha avuto un esordio, non dico tiepido, ma tendente a freddo.
Allora, io qui non me la sento nemmeno tanto di condannare e bacchettare troppo Canale 5. Il problema appunto sta proprio in questo, nel fatto che forse gli strumenti con i quali si sta rieducando il pubblico di Canale 5 forse non sono i migliori, perché se abbiamo questi timidissimi ascolti Tentativi. non andiamo da nessuna parte. E il secondo che scende non lo fa capire ancora di più. Il secondo che scende, l'avevo già citato una volta, ma lo ricito ancora proprio perché ci sono delle novità rimesse in onda. Oltre alla soglia, la fiction, anche qui abbiamo una grandissima interprete, Gabriella Pression, che forse non è un volto Mediaset, è più un volto Rai, va bene. Però devo dire che questa fiction era abbastanza ben fatta, come tematica, la malattia mentale, quindi comunque sicuramente è una fiction forse anche un po' troppo impegnata per un pubblico che insomma conosciamo, forse non essere così attento alle fiction impegnate. Questa fiction ha avuto un crollo progressivo che ha fatto decidere per spostarla da settimana prossima, invece che mandarla in onda il mercoledì, dove tra l'altro il mercoledì sappiamo che laddove non c'è la Champions, che tra l'altro se c'è la Champions non c'è questo, perché di fatto comunque in chiave Certo. sembrano andare su Canale 5, è comunque un terreno abbastanza easy, quindi insomma dovrebbe anche essere facile accaparsi un po' di pubblico. È stata spostata, verrà spostata le ultime due puntate la domenica sera. Vedremo, settimana prossima magari faremo un cenno se è servito qualcosa oppure se l'ha spostata definitivamente come io presumibilmente penso. È un processo rieducativo che forse parte male dalle basi, anche perché Mediaset ha questa cosa qui ci ricordiamo quando ha cominciato l'Isola di Pietro, grandissimo successo, grandissima novità, ben fatta, strizzava un pochettino l'occhio alle vecchie trame di fiction del passato, della mia generazione, in Canale 5, e poi però trita ritrita, e alla fine della fiera la terza stagione ha sostanzialmente ha creato talmente poco interesse che insomma non è andata benissimo, ecco. Beh, Vediamo, le scelte sono particolari sostanzialmente, certo ecco, che ed è pagano difficile. oppure infliggono a livello di share, perché poi insomma, lo Bisogna essere però. spostamento, No, di una bisogna essere puntata dal bravi. mercoledì alla domenica, insomma, alla Vabbè, fine ma sono questo pubblico. ormai è un tentativo perché insomma si ritiene che non, si vorrà far partire All Together Night proprio stasera al posto di All Together Now, al posto di Oltre la Soglia per cercare un attimo di risolvere gli ascolti di meglio, però vabbè anche qui riproporre le stesse cose perché 2 o 3 mesi prima sono andate bene, quindi si ripropone Certo. subito. Sono tutte scelte proprio editoriali, secondo me, sbagliate che non portano da nessuna parte. Invece, velocemente, i due chi sale, poi anche qui ne parleremo magari più avanti. Il primo è 20 anni che siamo italiani. 20 anni che siamo italiani è un programma a cui non pensavo sostanzialmente. Però in realtà devo metterlo tra i chi sale, sia per gli ascolti, sia anche sostanzialmente per gli ascolti della prima puntata. 20 anni che siamo italiani è andato in onda nella stessa sera in cui va in onda il processo. Quindi venerdì sera, istituzione di tale quale show. Protagonisti Gigi D'Alessio, coppia inedita, Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada. Una serata di intrattenimento, delle serate di intrattenimento con tantissimi ospiti e di musica, che ha riscontrato un buon risultato di partenza, ma che soprattutto ha decretato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la estrema bravura ed ecletticità di Vanessa Incontrada. E io mi chiedo che cosa si aspetti a portarla sul palco dell'Ariston come conduttrice, perché veramente ha tutte le carte in Di regola regola. per farlo. Velocissimamente, ultimo, chi sale? Allora, è un programma storico, quindi uno tende a dimenticarsene, tende a far finta che fa parte Un po' come Forum, dell'allagamento. no? Esatto. Chi l'ha visto? Allora, io velocemente, in realtà, perché l'ho voluto mettere? Perché è un po' di settimane che chi l'ha visto si posiziona secondo nei programmi più visti della serata del mercoledì.
In realtà non perché dalle altre parti ci sia roba che faccia peggio, nel senso che comunque mantiene il suo livello di ascolti e anzi, se è possibile, lo ha anche aumentato. Chi si è perso di Probabilmente. famoso che lo stanno cercando? No, 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 di vabbè. famosa non si è perso nessuno. Però probabilmente la sua attenzione e la cura che ci sta dietro il lavoro di chi l'ha visto, perché è un lavoro estremamente complicato, pesante e difficile. E che comporta un'attenzione certosina, negli anni ha pagato. E quando qualche anno fa Federica Sciarelli nel 2015, se non erro, ipotizzò l'idea di andarsene, di lasciare chi l'ha visto, ecco, io credo che arrivati a questo punto chi l'ha visto sia chi l'ha visto, ha visto, scusatemi il gioco di parole, ha visto passare tanti conduttori nelle varie edizioni. Però io credo che arrivati a questo punto ci sia una fortissima identità tra programma e presentatore. E quindi se mai un giorno Federica avesse intenzione di lasciare, presumibilmente prima o poi lo farà, sono curiosa di vedere come reagirà il pubblico. Perché ormai questo programma è cucito su misura su una particolare tipologia di conduzione e di attenzione e di tatto, che non dico che non altri conduttori non possono avere, però che per questo programma, insomma, c'è bisogno di maturarla, di rodarla. E io l'ho voluta proprio mettere tra chi sale, proprio perché, insomma, è un programma, come dicevi tu, come forum, che fa parte dell'arredamento e che a volte magari ce ne si dimentica, ma che in queste ultime settimane sta avendo degli ascolti molto, molto alti, pur non avendo al suo interno delle particolari storie, come poteva essere la sfida della stagione scorsa, la storia delle donne raggirate e circuite sul web da finti uomini in cerca di una storia. E quindi devo dire un applauso a Federica. Bene, un applauso anche a te che stoicamente sei riuscita ad andare fino in fondo alla puntata, nonostante antibiotici e quant'altro, altre cose, malanni di stagione. Io ti ringrazio, come sempre, ti do appuntamento alla Grazie a voi. prossima settimana. Grazie Alla prossima. ancora, Riga, e un saluto a tutti i nostri telespettatori. Ciao a tutti.